perdona 70 volte 7. E tutti là che se ne approfittano. Ma chiariamo questa cosa. Ma questo che dirò non è una minaccia, ma una proposta. E mi riferisco a tutte le persone che blocco ogni giorno. Cioè, io voglio chiarire che predico, cioè, porto il Vangelo, porto la parola di Gesù e credo fermamente in Gesù. Guai a me se non predico il Vangelo. Apro questo discorso dicendo che in molti commenti, e questo fa parte pure un po' del mio carattere, che non sono franco di cerimonie, e dicono non puoi essere, tu sei arrogante, tu rispondi male, ma attenzione, ma quando ti rispondo male e poi ti blocco, quando ti ho avvisato per 3 volte, e molti ora penseranno ma se li blocchi come ascolteranno sto video? No, perché io li riprendo perché? Sempre per esercitare la parola di Gesù, per dargli un'altra opportunità di comprensione, che non devono commentare per gelosia oppure per la prima cosa che gli passa per la testa. C'è addirittura persone che mi dicono complimenti, hai fatto il video, hai colmato il tuo ego, hai preso follower. Signori miei, io mi sono fatto bloccare un profilo con 33.000 follower per portare la verità, quando poi mi avevano avvisato anche 3 volte, attenzione, a me non mi interessa niente dei follower, perché ne blocco 7-8 al giorno, solo per farvi capire, non mi interessa niente dei social, ma io devo portare la parola di Gesù finché la posso portare. Devono imparare l'educazione. Infatti molte volte, molte persone che ho ripreso o non hanno risposto proprio più o fanno delle domande sensate, la quale mi viene pure voglia di rispondere. Riguardo al fatto che verbalmente do l'impressione che mi arrabbio, è dovuto al fatto che io la prima volta rispondo con calma, in modo sensato, ma a volte ad offese pesanti, cerco di mantenere la calma, che non è la mia natura. Riesco a mantenere la calma solo perché da quando ho conosciuto Cristo, che ha operato su di me. Se la prima volta non l'hai capito che devi rispondere educatamente e con senso, la seconda volta ti avviso che stai per fare l'ultimo commento, quindi ti do l'opportunità di fare un commento sensato senza nemmeno chiedere scusa, però che il commento sia sensato, e poi ti blocco. Ricordate che Gesù era ribelle. Ma non fraintendetemi, Gesù era ribelle con la malvagità del cuore degli uomini. Gesù l'unica volta che si arrabbiò è con i farisei e con i sacerdoti, razza di vipere. Come potete pensare di sfuggire all'ira che vi sovrasta? Chiudete agli uomini le porte della conoscenza, non entrate e non lasciate entrare gli altri. Quindi se arriva a un certo punto, uso una metafora, ci vuole il bastone. Se tu non sculacci, sgridi un tuo figlio che non deve mettere le dita nella presa della corrente, che non deve mettere le mani sul fuoco, lui lo farà. E in verità, aggiungendo anche il fatto che se si brucia capirà di più, la mia morale è questa. Quindi non pensate che chi porta il Vangelo, chi è in Cristo, è un fesso. No, è molto molto più avanti delle persone che ignorano Cristo, ma non avanti per sua intelligenza, ma avanti perché legge e comprende la parola di Gesù. Shalom, fratelli.